questo. Abbiamo preso la televisione della Samsung. Beh, bella grande però. Sinceramente. E adesso la montiamo. Aspettiamo qua. Due non c'è bisogno, quello dopo. Vabbè. E lasciala lì. Poi con calma stacchi e vedi se va tutto. Anche perché la dobbiamo mettere lì. E questa andrà in cucina, dato che questo qui è così. E dato che non va quella della cucina, dobbiamo spostare questa qui. Invece quella nuova va qui. In poche parole. Perché in teoria te la... Allora, vi faccio vedere che questa qua non va più. Fa fatica ad andare e allora ovviamente la dobbiamo buttare. Volendo possiamo smontare la televisione. E dobbiamo vedere se ci sta quella di là praticamente e la mettiamo qua. Ovviamente poi vi farò vedere nel prossimo vlog o se riesco anche dopo, se riuscirò a montarla eccetera. Perché è piccolina, dato che non va più, praticamente l'abbiamo comprata nuova e per cambiarla mi sto impappinando. Comunque vi volevo far vedere che quando vi ho fatto vedere la cucina non vi ho fatto vedere le cose che sono arrivate nuove che ho comprato. Ho comprato questo qui per i cereali che avete visto prima quando ho fatto colazione. È comodissimo, mettete i cereali, girate, cadono e poi li prendete. È comodissimo perché è grande, è spazioso, è di plastica, però è molto utile sinceramente. E poi per finire ho preso i LED, che sono questi. Ciao Candy. Che sono fatti così ed è stupendo. Diciamo che abbiamo fatto così per le luci, infatti puoi regolarli, li puoi cambiare, cioè quella sicurezza, cioè è stupendo questo qui. Infatti lo volevo prendere anche per la mia cameretta e abbiamo preso questi che praticamente sono così. Poi c'è qua, cambi sempre colore, in poche parole, ed è bellissimo. Poi lo fai diventare bianco, la luminosità l'abbassi, lo fai rosso, verde, viola, praticamente tutti i colori con questo telecomando. È troppo bello, almeno così quando dobbiamo cucinare c'è più luce, sinceramente, però è troppo... Secondo me ho fatto una bella scelta, poi l'abbiamo applicato qua. Vi faccio vedere, a parte Candy, che ancora non è arrivato il divano e siamo ancora così, senza divano, però almeno cioè, la situazione è ancora questa, non è ancora arrivato il divano e quella è la cuccia di Candy. E niente, stiamo ancora aspettando il divano che non c'è. Ci stiamo sedendo sulle sedie e ovviamente per il momento è così la situazione. Volevo farvi vedere ancora che non è arrivato. Quando arriva vi farò vedere anche il divano. Non tirarmi giù la mia pianta, che è l'unica pianta che c'è. Infatti guardate come è diventata lunga, sta crescendo piano piano, ovviamente se non me la fai cadere, ed è fatta così. Comunque c'è tanto spazio, ma fino a quando non arriva il divano è così la situazione. E dato che i vicini urlano e fanno casino qui, è sempre difficile fare qualcosa.
E poi c'è anche questa che si sta riprendendo perché mia mamma l'ha fatta seccare tutta. E sto cercando di far sì che spuntano i fiorellini e che non si secca, ovviamente. L'abbiamo messa su e montata, adesso facciamo la configurazione. Comunque è così. Adesso non so se si vede. Con un po' di fatica, ma l'abbiamo messa su. Questo è il macello. Lì c'è l'altra televisione che dobbiamo mettere su in cucina, da sola non ci riesco. È già tanto che sono riuscita a mettere questa, che adesso vediamo si va. A Netflix, Prime Video, praticamente tutto dentro. Comunque c'è una bellissima giornata, c'è pure la neve e il cielo è stupendo, una giornata bellissima c'è qua. Allora, abbiamo mangiato. Adesso sono praticamente l'una e mezza, se non mi sbaglio. Comunque, dato che è una bellissima giornata, che c'è il sole, sinceramente, ho deciso di andare al Lidl, che hanno aperto qua vicino a me, quello nuovo da ormai un mesetto, perché mi hanno detto che oggi è la festa. Se non sbaglio, degli americani, se non mi sbaglio. E allora c'ho il fiatone. Vabbè, comunque. Allora alla fine volevo andare al Lidl per vedere che cosa c'è di nuovo di questa festa americana, praticamente. Per cui volevo uscire e portarvi con me. Dato che da domenica che siamo in zona arancione, per fortuna, meno male che si può uscire. Prima eravamo in zona rossa. E niente, per cui verso le 2, 2 e mezza più o meno usciamo. E a noi adesso è l'una, per cui oggi è un po' diverso. Scusate se non vi ho salutato all'inizio, ma volevo fare un vlog molto diverso comunque. Detto questo, volevo dirvi una cosa veloce. Di quello che mi è successo in questo mese, che è una cosa un po' che non mi è piaciuta. Allora, per quelli che hanno Instagram, voglio vedere cioè, se è successo anche a voi. Per cui sotto in questo video mi scrivete se vi è successo anche a voi questa situazione, questa cosa che adesso vi spiego sperando in breve. Allora, è successo che ho notato su Instagram, ovviamente solo quelli che hanno Instagram, dico, è successo anche voi che quando vi chiedono la richiesta su Instagram, cioè voi accettate una richiesta di questo follower e dopo neanche un giorno questa richiesta qua che voi avete accettato di questo ragazzo, di questa ragazza, non c'è più. Ovviamente, perché ho notato che certi follower prima si iscrivono per ovviamente seguire e poi dopo neanche un giorno non ci sono più. Per
Perché dato che io non sono scema, io cosa faccio? Accetto la richiesta, però seguo la persona che ovviamente mi ha richiesto di seguire praticamente sul mio profilo, no? Perché così almeno so se quella persona mi segue ancora oppure no. Basta andarlo a vedere sui seguiti, mi sembra. Io ho notato questo. Ogni tanto, quasi sempre, ogni giorno, vado a vedere se quella persona mi segue ancora oppure no. Infatti, quando faccio così, la maggior parte non mi segue più. Succede anche a voi che molte persone vogliono vedere il vostro profilo privato e poi dopo neanche un giorno cancellano, diciamo, i segui e non vi seguono più? Me lo fate sapere sotto, perché non è possibile che succeda solo a me. Primo. Secondo, mi è successo anche questa cosa qua, che ogni tanto i follower diminuiscono invece di aumentare. Io accetto le richieste e, ripeto, dopo un giorno non ho più i follower che io ho accettato, sono praticamente scomparsi. Certe persone mi rispondono che hanno sbagliato, non si sono accorti che hanno cancellato l'iscrizione, ma non è vero, perché cioè, per far sì che tu non vuoi più seguirmi basta andare e tirare via il segui. Per cui questa era una scusa, ovviamente, che si sono inventati per dire non voglio seguirti, voglio solo vedere se mi interessa il tuo profilo e basta. Cioè, io non so se succede anche a solo a me, succede anche a voi? Cioè, fatemi sapere sotto nei commenti, almeno spero che mi sono fatta capire. Poi, una cosa veloce che mi è successo sempre su Instagram, che adesso vi lascio uno screen di una conversazione. Ho cancellato il nome perché giustamente per privacy non volevo. Per cui ho ricevuto questo messaggio, ma anche altri, dove uno io l'ho accettato, mi ha mandato un messaggio con scritto ciao, come stai? No, neanche come stai, ciao, di dove sei? Come ti chiami? Cioè, volevo sapere praticamente quasi le mie cose private, in poche parole, no? E cosa è successo, dato che vedete la conversazione? Quando io gli ho scritto sono di Como, mi chiamo Tot, dopo neanche un'oretta il suo profilo non c'era più. Cioè, c'era scritto praticamente utente non trovato. Adesso io non so cosa vuol dire utente non trovato, se mi ha bloccato, mi ha segnato, non lo so. Perché di solito quando qualcuno ti blocca il profilo non lo vedi, invece io il profilo lo vedo. Però c'era scritto proprio utente non trovato e non riesco a capire come mai. Secondo me era un fake. Voleva sapere, diciamo, le cose mie, voleva sapere il mio profilo e secondo me non è una bella cosa da fare se tu segui una persona, poi gli dici tutte queste domande, diciamo, private, perché sono anche domande private, cioè a te cosa te ne frega, io di dove sono, come mi chiamo, eccetera, primo. Secondo, non riesco a capire perché ha fatto questa cosa qua, questo ragazzo, cioè io ho accettato la sua richiesta di amicizia, io ho seguito anche il suo profilo, come faccio sempre con tutti, e dopo un po', quando mi ha mandato questi messaggi, neanche un'oretta mi ha cancellato. E lì sono stata un po', cioè, senza parole, perché dico, cavolo, perché mi hai chiesto tutte queste domande? Ovviamente la conversazione era oltre, e non è che posso mettere tante conversazioni. E poi cancellarmi? Cioè, boh, secondo voi, com'è possibile? Scrivetemelo qui sotto e voglio capire anche se è successa la stessa cosa di quello che è successo a me. Cioè, credo che mi sono spiegata o riassunto proprio in breve di quello che volevo dire. Cioè, non lo so, boh, io sono senza parole. Sono, diciamo, delusa perché certe persone cosa fanno? Vogliono sapere, dato che hai il profilo privato, vogliono sapere che cosa pubblichi, cosa fai, no? Allora ti chiedono la richiesta per un giorno. Dopo vedono che non gli interessa quello che pubblichi, quello che fai, cosa fanno? Tirano via la richiesta. E dopo, non so, una settimana, due, te la richiedono ancora la richiesta, no? E io lì, cioè, io noto le persone, mi memorizzo la foto del profilo e tantomeno il nome. Anche se sono tante persone, io so chi mi chiede la richiesta e poi chi me la toglie. Per cui, cioè, sinceramente non è una cosa bella, sinceramente. Perché come io mi iscrivo al tuo profilo,
ti seguo questo profilo, dovresti farlo anche te senza, diciamo, non seguirmi più, perché non è giusto. Cioè, adesso non so veramente se succede solo a me o se è successo anche a voi, però diciamo che cioè, questa cosa qua sinceramente io sono stufa e non ne posso più di accettare richieste che poi dopo neanche un giorno la richiesta non la vedi neanche più. Cioè io seguo quella persona e poi mi accorgo che lui non mi segue più o lei non mi segue più. Cioè sinceramente questo è successo. Per cui non lo so, fatemi sapere anche voi cosa ne pensate. E ovviamente non solo su Instagram mi è successo. È successo su Facebook, su un altro social che mi ricordo. Allora, Facebook io non accetto nessuno, perché Facebook è l'unico social privato che ho. Praticamente c'è il mio cognome, c'è il mio nome, c'è tutte le informazioni private su di me, ci sono le foto con la famiglia, col fidanzato, eccetera. Poi pubblico molte cose, molte private, per cui accettare le richieste delle altre persone che non conosco e tantomeno mi seguono su altri social, per cui Facebook è privato e resta privato, per cui scusate se non accetto le vostre richieste di amicizia. Perché se non sbaglio una persona me l'ha richiesta ma io non l'ho accettata proprio apposta per quel motivo lì, perché su Facebook ci sono tutte le mie cose private che non voglio, in poche parole. E è successo che mi hanno clonato le mail, mi hanno rubato il profilo, due profili che avevo di Facebook me li hanno rubati. Adesso io ce n'ho uno, diciamo vero, ma credo che mi ruberanno anche quello, non so come hanno fatto. Ho provato a segnalare, a fare di tutto, ma non lo so perché non riesco, diciamo, a mandare la richiesta a Facebook per dire che mi hanno rubato le mail e mi hanno rubato anche i profili. Non riesco a capire. Comunque diciamo che è una cosa grave, perché tra le foto che mi hanno rubato su internet, tra le mail che mi hanno rubato e i profili Facebook che mi hanno rubato, poi hanno fatto finta di essere me su un'app di incontri. Proprio c'era la mia foto ma non c'era il mio nome, c'era un nome tipo Giulia, ma io non mi chiamo Giulia, e c'era questo nome con scritto Giulia e la mia foto. Su questa applicazione di incontri io l'ho saputo perché mi è arrivata una notifica tramite mail, per cui mi hanno anche clonato, diciamo, le foto, tutto, praticamente queste cose qua. E sinceramente sono stata un po' sconvolta, perché ho detto, cioè, com'è possibile che mi hanno rubato le mail, le foto, i social, tutto di più? Boh. Non lo so poi se è successo anche a voi, però cioè, dopo aver scoperto queste cose qui sono rimasta un po'. Infatti adesso cercherò di provare di nuovo a segnalare, di provare a vedere se mi accettano la richiesta, che ovviamente non sono io quella lì, ma voglio che mi aiutano, ma il risultato non c'è. E detto questo, spero che mi sono spiegata bene. Ovviamente leggo i vostri commenti se è successo anche a voi queste cose. E niente, detto che ho parlato fin troppo come sempre, delungo come sempre, ci vediamo dopo che vi faccio vedere cosa faccio oggi. Oggi è lunedì, voi questo vlog lo vedete martedì, cioè per me è domani, per voi è martedì. Detto questo, usciamo e ci vediamo dopo, perché 14 minuti è un po' tanto. Però ci vediamo dopo e scusate se parlo troppo. Non sto mai zitta, mai. Ma è come se parlo ad un'amica praticamente, per quello che io parlo, non la smetto più. Però giuro che adesso la smetto, per cui usciamo e andiamo a farci un bel giro. Thank you.
Red Bull. Adesso qui abbiamo fatto un po' di spesina. Siamo a Chernobyl a fare una passeggiata. Noi non sappiamo cosa fare. È tutto chiuso. Un po' di gente c'è comunque. Questa è la piazza di Chernobyl, dato che ogni tanto ve la faccio vedere, ma non sempre. Poi ho la mascherina, non so neanche se mi sentite. Se non l'hai fatto te. No, fatto adesso. Perché c'è la luna lì. Che cretino. Sembro una turista, ma non lo sono, perché ci abito. Adesso vi faccio vedere il lago meglio da vicino. Ci sono le paperelle. Non so dove. Chi è aperto? Sentite, aperto questo qui. Questo è il lago. Faccio vedere più da lì, da lontano. Sembra pulito, ma non credo che sia tanto pulito. Voglio vedere. Ma ci sono le paperine? Ah sì, uno forse là. No, in teoria non ci stanno. Sì, c'è poca gente. È tutto chiuso. È passato il battello. Solo che stavamo facendo le foto. Questo qua è nulla. Si vede un po' male. Poi c'era la paperella, adesso è andata via. La stronza. Vabbè. Signori. No, vabbè. Guarda. È troppo forte. Che bello. Peccato che non ho portato il pane, sennò. No, perché mi piace questa viettina qui, questa casa. Ma di là dove si va? Sinceramente non mi ricordo. Ma si può andare di qua? Non mi ricordo neanche dove si va. Sinceramente. Sono stradine. Quando non hai il cavalletto è difficile fare le foto.
Però anche qua è bello come puoi. C'è una villetta qua con le telecamere. Quanto è bello! Arrivati! Adesso andiamo a casa perché sono le 5. È già tardi. Ok. Preso la macchina, ho fatto una bella passeggiatina. Un'orettina. E si va a casa. Allora, vi faccio vedere cosa ho comprato a Lidl velocemente, perché sono già le 6 e devo montare immediatamente questo vlog che non so neanche quanto è durato. Lidl, abbiamo speso 17,10. Allora, il pane, che ovviamente, vabbè, ce l'ho giù, inutile farlo vedere, 1,14 €. Poi abbiamo preso le carote, 1,98 €, due pacche ne abbiamo presi. Poi abbiamo preso l'insalata, che ovviamente sarà 1 € qualcosa, se non mi sbaglio. Poi la Red Bull è costata 1,19 €, l'arancia che ha bevuto lui, non mi ricordo come si chiamava, 59. Poi abbiamo preso burro d'arachidi, che oggi è la festa degli americani. Questo 2,49 €, l'abbiamo preso normali, questo qua, volevamo provarlo, allora l'abbiamo, diciamo, preso. Scusate se non si vede niente, ma è buio. Poi ho preso preparato per pancake, 1,49 € in promozione, li volevo provare, questi sono 12-14 pezzi. Poi in un vlog, sì, nel vlog vi farò vedere come si preparano. Poi ho preso il marshmallow, questi qua, 1,29 €, faccio vedere, 300 grammi. Per finire ho preso i correttori, allora, tutti e due, che sono 5 ml di correttore, se non mi sbaglio, però la marca è diversa. Uno è stick fatto così, questo è il numero 10 medium, se non so, volete andare all'LD a prenderli, e questa è la stessa cosa, 10 medium, che è il nome. Uno è liquido e uno in stick. Il colore non lo so, sembra uguale, però ve lo faccio vedere lo stesso, dato che ho finito il correttore. Allora ho visto questo, praticamente uno così e l'altro in stick. È fatto così. Praticamente, spero che va bene per la mia carnagione, spero di sì. 2,99 € l'uno, se non sbaglio, sì, tutte e due. Totale 17,10. Poi vi dirò se mi sono trovata bene, come sono, però dal colore secondo me sono ottimi, almeno, boh, vediamo. Niente, adesso monterò questo vlog subito, così me non lo vedete domani pomeriggio. Detto questo, vado a cucinare. E se è durato tanto, scusatemi. Però sapete che i vlog credo che dureranno sempre un bel po' con me. Ma spero che almeno vi è piaciuto questo vlog, perché è un vlog un po' diverso dagli altri. Vi ho portato con me a Chernobyl, eccetera. Per cui spero di che vi piace, punto. Per cui io vi saluto. Ci vediamo al prossimo vlog, che sarà venerdì. Per voi sabato, ma per me è venerdì. E niente, ci vediamo al prossimo vlog. Grazie per quelli che hanno visto tutto il vlog fino a qui. Grazie davvero. Noi ci vediamo al prossimo video. Scusate se dura tanto. Ciao.